L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Allora, vediamo un attimino chi è questa persona, quali sono le caratteristiche e in che modo cambierà la tua vita. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Quindi togliamo la stele, togliamo la piramide e partiamo dal Buddha. Perché ho scelto il Buddha? Utilizziamo gli arcani maggiori dei tarocchi. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Allora, vediamo un po' chi è questa persona. Utilizziamo in primis gli arcani maggiori dei tarocchi. Ti ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte. Ti ricordo che se il video ti piace, vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto al video, c'è il tastino col cuoricino, super grazie, fai una piccola donazione. E ovviamente è possibile abbonarsi al canale, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. Partiamo. Allora, vediamo un po', l'hai ipnotizzato col tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Allora, è una persona che nella relazione con te o comunque prima, diciamo, provava un certo fastidio, non un fastidio elevato, ma una certa insofferenza. Ecco, era una persona che comunque è stata un po' insofferente a te, ha avuto qualche, diciamo, problematica. In realtà è una persona che si sarebbe anche coinvolta di più, però proprio a causa di queste situazioni che si sono verificate in passato non c'è stato questo coinvolgimento, perlomeno non c'è stato un coinvolgimento a livello profondo, diciamo così, il che non significa che non ci sia stato un coinvolgimento, però è un coinvolgimento, diciamo, non profondo. Tra l'altro è una persona che comunque ha un giudizio positivo nei tuoi confronti, è una persona che diciamo, ti ha sempre valutata come una persona interessante da prendere in considerazione. Cerchiamo di capire qualcosa di più utilizzando i tarocchi Zen di Osho. Cerchiamo di utilizzare i tarocchi Zen di Osho, vediamo cosa ci dicono le carte dei tarocchi Zen di Osho. L'hai ipnotizzato col tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Vediamo un attimino come cambia la vita, chi è questa persona. Tagliamo e vediamo un po'. Allora, è una persona che ha molta pazienza di attendere, ha avuto pazienza, quindi potrebbe essere un qualcosa anche legato a un passato, cioè non un qualcosa di recente, un qualcosa che ti è successo nel passato, un qualcosa che è maturato, è una persona che ha avuto un cambiamento, una trasformazione, potrebbe essere anche una trasformazione lavorativa, un cambiamento da questo punto di vista e quindi una decisione di tornare. Diciamo che per adesso il ritorno, l'idea è sua, è di divertimento, non è che vuol tornare per realizzare una storia d'amore o qualcosa del genere. Per ora è più centrato sul divertimento, è più centrato sul voler, diciamo, sviluppare una situazione di questo genere. Quindi questo è un po' il concetto di fondo. Ma approfondiamo ovviamente ancora utilizzando gli oracoli dei registri akashici.
L'ha ipnotizzato col tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la sua vita. Allora, tagliamo. E andiamo a vedere. Allora, questa è una, diciamo, una situazione in cui lui torna, diciamo, cambiato, come se fosse una persona nuova, diciamo, quindi rispetto alla fase precedente, probabilmente anche all'atteggiamento che ha avuto precedentemente, le cose sono sicuramente cambiate. Questa è una persona che comunque è pura, da un certo punto di vista non è una persona... Tra l'altro la piuma rappresenta anche un po' l'evento sincronico, quindi ci saranno degli eventi, delle situazioni in cui vi incontrerete, delle situazioni in cui ci sarà un incontro con questa persona e potrà veramente nascere una relazione importante. I cancelli sono aperti per avere davvero una relazione importante. Potrebbe essere veramente una persona che dà un cambiamento profondo alla tua vita. Magari inizierà come una relazione, diciamo, easy, senza grossi impegni, però ci potrebbe essere veramente una situazione di, diciamo, di inizio di relazione anche importante da questo punto di vista, non come dire, un qualcosa di campato in aria, tanto per. Ci sarà proprio un rispecchiamento tra di voi, quindi una situazione direi molto molto positiva. La cosa importante è tenere presente che è necessario da subito, non deve diventare pressante, ma è necessario da subito mantenere un atteggiamento di divertimento, di giocosità, appunto la carta del divertimento, senza renderla pesante, perché altrimenti probabilmente quel fastidio ritornerà. Vivendola, diciamo, in modo easy, probabilmente ci può essere proprio la crescita e l'inizio di una relazione anche importante. Bene, facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide, perché ho scelto la piramide, e riprendiamo il tutto allora, partendo dagli arcani maggiori dei tarocchi. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte. Ricordo che se il video ti piace e vuoi fare una piccola donazione al canale, anche solo un caffè, sempre ben gradito, basta che vai sotto il video e c'è il tastino col cuoricino, clicchi lì e fai un super grazie. E ovviamente sul canale è anche possibile abbonarsi è facile, basta che vai nella home page, tastina abbonati, se non vedi con l'app del cellulare, vedi col computer, poi selezioni l'abbonamento che preferisci, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere. L'hai ipnotizzato col tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Allora, cavolo, questo è proprio un cambiamento, sì. Lui punta proprio a realizzare una relazione di coppia alla luce del sole. Cioè, cerchiamo di capire chi è questa persona.
È una persona un po' chiusa, un po' introversa, non è una persona, diciamo, molto socievole, probabilmente anche un po' timida, e questo potrebbe essere magari una causa di allontanamento. È comunque una persona con una levatura spirituale, anche morale, solida, quindi non è un qua, è una persona con una levatura morale solida, una persona che ha quindi capacità di, come possiamo dire, di scegliere e anche fare delle scelte e sostenerle, cioè quindi la morale intesa nel senso che quando prende una decisione o dice qualcosa rispetta quello che dice, non è uno che dice una cosa e poi ne fa un'altra, insomma. Ma cerchiamo di approfondire ancora utilizzando i tarocchi Zen di Osho. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Quindi questa è una persona che vuole una relazione di coppia. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Ma è una persona creativa, potrebbe essere un artista o comunque qualcuno che si occupa di creatività, cioè potrebbe fare un lavoro, diciamo, dove deve utilizzare proprio anche l'aspetto creativo, ma potrebbe essere anche legato a un manager, diciamo, che utilizza più un approccio più creativo. È una persona forte, una persona che non accetta gli stereotipi, che è una persona decisionista, un po' ribelle, diciamo, da questo punto di vista, una persona che sa cosa vuole, una persona che porta avanti le sue decisioni e che le mantiene. E anche qua c'è un po' di proiezioni, ci sono state su di te, quindi hai intravisto a seguito del tuo atteggiamento, magari anche nei social, i tuoi profili, insomma, ti ha un po' seguita e ha iniziato a vederti come la donna giusta per lui, come la donna della sua vita. Vediamo un attimino di approfondire ancora utilizzando gli oracoli dei registi akashici. Utilizziamo ancora gli oracoli dei registi akashici. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'hai ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. L'hai ipnotizzato con il proteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Tagliamo, vediamo che ci dicono gli oracoli. Beh, è una persona che sta anche nell'abbondanza, ci sono situazioni positive da questo punto di vista. Non è un catramista casa integrato, diciamo, oltre ad avere una spiritualità anche solida, c'è anche un'abbondanza economica, è una persona che ha una vita ordinata, precisa, non una vita caotica, ma una vita ben definita, ordinata, precisa, stabile, potremmo dire. E ovviamente prima di stravolgere comunque la tua vita, porta avanti la tua conoscenza, cerca di, prima di avere un coinvolgimento magari topico eccessivo, cerca di capire veramente, conoscere veramente, perché questo comunque è un qualcosa che potrebbe essere veramente una tua relazione di vita stabile, insomma. Quindi è sempre meglio approfondire e cercare di capire più a fondo. Però tutti i presupposti per un inizio stabile ci sono. Bene, facciamo uscire la piramide, facciamo entrare
La stele, perché ho scelto la stele. Allora, riprendiamo il tutto. E partiamo, come al solito, dagli arcani maggiori dei tarocchi. L'ha ipnotizzato col suo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Ti ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte. Ti ricordo che se il video ti piace, vuoi fare una piccola donazione, anche solo del valore di un caffè, simbolica ma ben gradita, basta che vai sotto il video stesso, c'è un tastino col cuoricino, clicchi lì, dai un sostegno al canale. Puoi contribuire anche a dare un sostegno al canale. Inoltre sul canale è possibile abbonarsi, è facile, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ti ricordo inoltre... niente, appunto, il tastino l'abbiamo detto, se vuoi fare una piccola donazione. Bene, quindi mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo. L'ha ipnotizzato col tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Vediamo che ci dicono gli arcani. Allora, beh, è una persona che ti vede come una persona stabile, quindi se tu fossi un uomo, lei sarebbe comunque una donna stabile, quindi c'è stabilità, solidità. E chiarezza, diciamo, ci può essere un inizio, quindi vuol dire che la relazione non è che c'era stato qualcosa, magari è soltanto una conoscenza, però si può quindi prefissare un inizio, un nuovo inizio che possa essere valido e diciamo non sarà un inizio folgorante, diciamo ci vuole un po' di pazienza, però è una relazione che sembrerebbe, diciamo, andare sui binari giusti, piano piano potrebbe svilupparsi, diciamo, una nuova possibilità di crescita, quindi diciamo che forse più su un piano logico-razionale ti sta vedendo come la donna giusta per lui o l'uomo giusto per lei, perché poi mutatis mutandis, io parlo a te come fosse una donna, però vale anche per gli uomini ovviamente. E vediamo un attimino di approfondire con i tarocchi Zen di Osho. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Tagliamo e vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, è un completamento, è una persona che va a ricercare comunque un completamento, è una persona che va a ricercare una situazione in cui immergersi, diciamo, in cui trovare una nuova possibilità, perché questo è sicuramente quello che desidera da questo punto di vista. È una persona che potrebbe essersi presentata con delle maschere, quindi attenzione, che potrebbe essere diverso da come appare, quindi prendi un attimino, cerca di capire un attimino chi è davanti per non prendere lucciole per lanterne, e quello che potrebbe ancora essere è una persona ancora un po' legata al passato, che non ha chiuso col passato, quindi tornerà da te, però tieni presente questi due fatti, che potrebbe presentarsi in un modo, ma di fatto essere in un altro, quindi adesso non dico una persona che però c'è ancora in ballo qualche storia passata, probabilmente non ha concluso le sue relazioni precedenti e vuol cercare di capire
quale delle due persone può andare bene, quindi si presenterà in un modo probabilmente, ma ci saranno sotto delle situazioni ancora un po' legate al passato. Ma vediamo di approfondire ancora utilizzando gli oracoli. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. L'ha ipnotizzato con il tuo atteggiamento e la sua decisione di ritorno a breve cambierà la tua vita. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo e andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli. Allora, qua dice che più che un amore è un'amicizia, anche perché siete comunque persone diverse e ci può essere più un'amicizia, non vede tanto come una relazione. Cerca comunque di approfondire la conoscenza di questa persona, anche se, diciamo, il suggerimento è perlomeno mantieni l'amicizia fin tanto che non hai la certezza che quest'altra persona abbia chiuso con il suo passato, preso una decisione, diciamo, di uscire fuori un attimino da queste storie senza essere bloccato. E comunque tra voi c'è attrazione, quindi l'amicizia va mantenuta un po' forzatamente, non è un'amicizia che deve essere mantenuta ovviamente per sempre perché l'attrazione c'è, ma fin tanto che non si chiarisce con il suo passato. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi vai sul tastino sottostante, fai una piccola donazione cliccando sul cuoricino.